Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua sulla Elberach, la nuova serie. Oggi ho appena notato che nella farm noi eravamo un po' bloccati perché si era buggato e la farm non era nostra. Quindi ho venduto il terreno 133, che era quello ad erba, per poter comprare appunto la farm. Abbiamo ora infatti anche delle galline a cui ora vorrei portare del cibo. Sto cercando il silo e voglio vedere da dove si fa tutte queste cose. Vediamo un po'. Penso che qui si scarichi le... Sì, infatti. Si scaricano le cose. Qui dentro cosa si fa? Non ho idea. Va bene. Intanto andiamo qui. Cosa era successo qua? Paiono cose. Intanto vorrei vedere dov'è il silo, perché non lo so. Anche qua possiamo comprare le mucche invece, ragazzi, però per ora forse è meglio di no. Anche no, nel senso. Beh, dobbiamo comprare un po' di mangime per le nostre... galline. Io credo che 3.000 bastino. Dobbiamo andare al negozio. Ci andiamo con questi 5,90 perché è il trattore più piccolino che abbiamo. Più comodo da usare appunto per andare in città anche tipo. Mi si è bloccato il cassone. Va bene, allora facciamo una cosa che facciamo pure prima, no? Lo ripristiniamo così arriva al negozio. Un attimo che c'è il salvataggio automatico. Lo ripristiniamo. Questo lo ripristiniamo. Dovrebbe essere infatti al negozio. Ora prendiamo questo. Ricarichiamo il frumento, ricarichiamo ancora. Ok, abbiamo preso questi 3.000 di cibo che ora portiamo in farm. Andiamo, ho fatto girare, sì, accendiamo lampeggiante, accendiamo luce e andiamo. Nel prossimo video vorrei cominciare un po' d'erba. Perché c'ho un mezzo di su. Forse la macchina, sì, perché prima sono venuto per comprare appunto tutte le galline che vedete in farm, che gironzolano per la farm. Oddio, il traffico. Togliamo il traffico. Meglio. Andiamo meglio ora. Se no lagga pure un po'. Bene. Andiamo dritti dritti in farm. I terreni sono tutti seminati, come ho fatto già vedere, l'ho fertilizzati. È solo che non sono cresciuti con la season. E quindi dobbiamo aspettare un po' perché fa ancora un po' freddo per il frumento. O almeno fino ad ora non erano cresciuti, ora non lo so. Andiamo. Ok, passiamo di qua. La nostra farm è circa di qua, no? Ci andiamo nella freccia. Andiamo avanti ragazzi, di qui. È uscita anche la nuova season su Fortnite, quindi penso che oggi pomeriggio, che per voi è notte,
Non so quando è, che se lo guardate tanto. Va bene. Comunque oggi pomeriggio, che oggi è 21 febbraio, dovrebbe fare una live, o stamattina. Ora gli diamo il cibo alle nostre galline, passando di qua. Andiamo. Spegniamo le luci. Prendiamo lampeggianti. Andiamo qui, dovrei poter scaricare il cibo. Si sono presi solo 1000. Le uova non so dove cacciano, non so di là, quindi io questo cassone, visto che questo trattore non mi serve, però perché ho anche l'altro piattaglio piccolino, lo parcheggio qua, lo chiudo perché altrimenti. Ok, andiamo di qua, infatti il frumento ancora deve crescere. Intanto che aspettiamo un altro video che il frumento cresca, voglio vedere com'è la situazione. Aspettate da qui. Allora, nel recinto delle mucche non ce ne sono. Invece qua ce ne sono 35. Vogliono frumento, non hanno fatto uova. Noi hanno 3000 all'anno, quindi ci basterà per questo anno circa. Non ho preso maschi perché intanto, almeno per ora, voglio fare solo tante uova. Quindi magari quando fanno grandi ne vendo qualcuna e mi compro un maschio per appunto rifarlo riprodurre. Ora andiamo di qui. Volevo andare, prima cosa, a riprendere la nostra auto che è in clone. E almeno farvi vedere dove è. Qui appunto ti compriamo scendendo. Questa è un'altra farm che noi possiamo comprare. Mi sa che ci vanno i suini dentro circa. Però non lo so perché si deve comprare. E volevo far vedere un'altra cosa. Un acquisto che andremo a fare. Perché è molto buono. Cioè andare al negozio. Che è da qui su. Oggi compriamo cose e vendiamo altre cose. Andiamo da qui al negozio. Voglio vendere questa macchina, voi direte perché, e voi appunto dite perché la vuoi vendere, secondo me. Perché ho notato che questa macchina vale molto, molto, un 10.000 dollari, più o meno, 10.000 euro, di più di quello che voglio prendere io. E quindi ci guadagniamo anche un po' di soldi, però quello è molto più utile e a noi serve molto di più. Quindi ora andiamo, portiamo a vendere questa macchina al negozio. Eccoci siamo. La portiamo qui dietro. La vendiamo. Ok, e ora con questi soldi, un attimo, possiamo andare a comprare nella sezione auto, nel mod hub sezione, lo trovate nella sezione camion, questo furgone che è dice il MTG, ma è un Iveco nella vita reale, a cui io voglio mettere le rampe perché sennò è più brutto, e quasi quasi il motore sì, io lo potenzio. Il colore design lo voglio fare stainless, i lampeggianti, ma sì. Ok, lo prendiamo. Eccolo qua. Vedete, porta, non so quanto porti, aspetta, ve lo dico subito. Nel suo cassone ci vanno 8.000 litri, più o meno. Aspetta, riguardo meglio. Sì, 8.000 litri, ragazzi. Quando invece volete caricare tipo pallet, la dispiegate, lei fa così, con le rampe dietro invece che abbiamo messo noi, mette le rampe, altrimenti non le mette con le rampe. Fa comunque 120, quindi ha la stessa velocità, però è molto più utile di quell'altra auto, l'ho presa. L'interno è un po' bruttino, però va bene, lasciamo perdere.
pallet non dobbiamo prendere perché abbiamo la seminatrice ancora quasi tutta piena. Quindi va bene, accendiamo i lampeggianti. È molto veloce. Ha molto controllo. Quando va troppo veloce no, però in questo caso. Tipo qui vuoi fare anche questo se non hai spazio di fare tutte le curve. Nella vita reale sarei già morto probabilmente. Andiamo di qui. Lo portiamo in farm. Così l'ho preso anche perché avendo questo cassone molto grande abbiamo preso le galline. E quindi con le galline, questo cassone possiamo caricarci invece di mettere i pallet, che fanno. Non mi piacciono tanto, poi costano un bel po' ognuno. Mettiamo. Per portarli a vendere, oppure se prendiamo poi le vending machine, dove sono dei piccoli negozietti, possiamo caricarli sopra il furgone e portarli a vendere. Ora andiamo di qui. Siamo arrivati in farm. Non so precisamente dove facciano le uova. Vediamo qui dentro se c'è. Andando lo parcheggio anche qui dentro questo, perché voglio vedere cosa c'è qui dentro. Sono curioso. Ah, abbiamo il silo qui. Va bene, questo qui lo mettiamo girato di qui. Lo possiamo lasciare nel silo, penso io, perché tanto sì. Lo mettiamo qui dentro. Chiudiamo qui. Andiamo a vedere dove fanno le uova. Dove si scarica? Ok. Qui c'è forse qui dentro ci stanno le uova. Bene. Poi non le fanno, vedremo. Prendiamo il nostro trattorino piccolino. Mettiamo la scoperta. Là, le piante sono tutte fertilizzate. La mettiamo qui. Perché l'ho lavato. Questo è ancora un po' pulito. Lo laviamo un'altra volta. Qui dentro dovremmo avere. Ecco. Una botte grande, che però non mi piace tanto, però può funzionare, diciamo. E un coltivatore. Poi compreremo la Nabugger più in là, quando ci serve. Adesso volevo trinciare un po' d'erba. Vediamo quanti cavalli richiede, perché non lo so, in caso. Non credo più di 65, però. 80 cavalli ce la dovremmo fare con questo. Andiamolo a prendere. Se no gli chiediamo, andiamo al 180-90. Oddio, pesa troppo. Oddio. No, raga, non va bene. Decisamente non va bene. Non gira. Probabilmente potrebbe andare, però è troppo pesante, quindi lasciamo qui questo, prendiamo il 180-90, decisamente. Volevo usarlo un po', però quello, con quello che posso portare, la rotta, che ha due ruote sotto. Ecco. Volevo trinciare l'erba, perché poi appunto se prendiamo le pecore. Ci serve. Il 143 non è nostro, però se costa poco. Vediamo quanto costa questo campo, ragazzi.
Penso un bel po', infatti, però non è anche tanto, quindi ci facciamo un po' di debito. Ok, e lo compriamo. Così ora abbiamo il nostro campo dove possiamo fare l'erba. Si può trinciare o non è pronto ancora? Aspetta, non è ancora pronto, quindi trinciamo un altro tipo di erba. Infatti è in fase di crescita, non me ne ero accorta neanche. Sono tutti in fase di crescita i terreni, sì, giusto. Tranne i bordi. Poi potremmo farli un po', allora aspettiamo ragazzi che cresce. Nel prossimo, visto che sarà tutto cresciuto, penso nel prossimo episodio. Lo facciamo. Per il momento lo andiamo a posare. Lasciamo anche il tratto del cino. Ok. Vabbè ragazzi, io direi che per questo video è anche tutto. Ho comprato gli animali, ve li ho fatti vedere. Che come stavano, li abbiamo dati a mangiare. Abbiamo comprato nuovi mezzi, così nel prossimo video siamo più avvantaggiati e possiamo mietere. Per questo video è tutto e noi ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima live.